Ed eccoci qui ragazzi, come sempre vi date il benvenuto, questo è Europa Universalis 4, Art of War, Prussia, siamo arrivati al 27° episodio, nello scorso finalmente abbiamo finito la guerra tra cattolici e protestanti, i protestanti hanno vinto, quindi in questo momento è la religione suprema dell'impero, quindi in questo momento nessuno più ci potrà contestare questa cosa. Abbiamo tolto a Venezia un bel po' di territori, praticamente abbiamo fatto rilasciare Mantova e ci ha dato Imperial Authority e tolte loro due province, anche se prendere queste due province non lo so strategicamente quanto sia stata la cosa migliore da fare, perché questa in questo momento ci sta dando overextension, e anche abbastanza alta in verità, e ci ha dato anche aggressive expansion. Infatti con questa Imperial Authority, senza queste due cose, probabilmente saremmo riusciti a far passare la prima riforma. Cosa in questo momento non riusciamo a fare, vediamo un po' perché. Per esempio Baden, per prenderla prima in lista lì in alfabetico, non vuole, e tra i vari motivi c'è che siamo di una regione diversa e c'è l'aggressive expansion, come vedete. Quindi cominciamo a migliorare le relazioni. Holstein in questo momento è già finita di migliorare le relazioni, non si può andare oltre. E però potrei approfittare comunque del fatto di avere questa provincia qui per fare un claim sull'Austria. Quindi prima o poi dichiarare guerra all'Austria e magari fargli rilasciare qualche nazioncina al suo interno. Avevo controllato prima un po' e ho visto che è rimasto solo Augsburg, che dovrebbe avere due province. Non c'è null'altro di dormiente. Volevo fargli rilasciare la Stiria, ma non c'è più. È andata, purtroppo. Vabbè. E il Tirolo, per esempio, in questo momento ci odia proprio perché vuole due province, le due che abbiamo tolto a Venezia. Quindi, veramente al Tirolo gliene vendiamo una. Gli vendiamo Berna. Vediamo quanti soldi ci dà. Ok, 63. Questo ci abbassa l'overextension. Poi, appena si fa il core, gli vendiamo anche l'altro, in verità. Vorrei far così. Allora, la Boemia ci vuole sposare. Vediamo un po', adesso ci dobbiamo lavorare un po' questi. Quindi Baden abbiamo visto, passiamo al prossimo, Bavaria. Quindi ce li lavoriamo un po' tutti. Migliorare le relazioni, dovremo farli prima o poi convertire. Ah, posso prendere un rivale. Magari alzo un po' la velocità. Come rivale, vediamo un po' chi c'è disponibile. Abbiamo Francia, Lituania, Mosca, Ottomani e Spagna. Diciamo che forse anche spingere verso gli ottomani prima o poi non sarebbe male come idea, e sicuramente per il momento vorrei prendere la Francia così perché mi piace poter fare danni alla Francia. Quindi alla Francia adesso le facciamo un embargo. A proposito, trading, le nostre navi. Allora, le navi leggere le rimandiamo subito a proteggere il trading, le altre le spostiamo qui e poi le metteremo sotto naftalina. E vediamo un po' pure il nostro esercito, perché probabilmente in questa guerra ho tirato fuori troppi mercenari, quindi probabilmente qualcuno ce ne liberiamo. Vedete, sono praticamente 31 mercenari, ce ne liberiamo e così da riprendere un po' la nostra economia che è veramente sotto i tacchi. Ok, vedete già fare questo. Forza ragazzi. Allora, vediamo un po'. Sicuramente manderemo a casa i cannoni perché sono i più costosi di loro, poi i mercenari costano ancora di più. E facciamo, che ne so, un 12-6, ci lasciamo un 12-6. Quindi no, non così. 1, 2 e 3, 12. E poi leviamo due cavalli, così ci diamo questo reggimento da rinforzo, diciamo così. Togliamo questi. Il nostro limite è abbastanza alto, quindi il manpower non è bassissimo. Quindi vediamo un po': 23, 9, 13. Quindi faccio 3 cavalli e vado a 12. Un fante e basta. Quindi magari ne faccio qualcuno in più. Facciamo un 36, 18. Quindi faccio 13 e 9. 36, 18. E magari faccio un 20 di questi. Quindi 13 fanti. No, creiamola. Abbiamo questa 10, 2, 14. Vabbè, ne creiamo un'altra. 13 fanti.
non ricordo più quante cavalleria, scusate. 3 di cavalleria. No, 3 di 16, 9 di cavalleria. No, 3 di 18 no, non mi piace, quindi 3 di cavalleria. E queste sono le navi, però. Scusate. Allora, 13. 3 di cavalleria. E non lo so. Facciamo così. 7 cannoni su tutte le province possibili. Costa 421 monete, che al momento non abbiamo, quindi dovremo risparmiare un po'. Appena possiamo li prendiamo. Abbassiamo il maintenance, così andiamo avanti. Quindi appena abbiamo il claim contro l'Austria, magari giusto per indebolirla, per lo sfizio proprio di indebolirla, le facciamo guerra. Poi comunque a lungo termine, qui c'è un dilemma adesso. Potrei o fare l'aggressivo all'interno del Sacro Romano Impero e prendermi tutto, oppure fare l'imperatore come si deve e creare proprio il Sacro Romano Impero come nazioni, quindi a quel punto difenderli e magari attaccare la Borgogna, la Francia, magari l'Ungheria, scendere fino a qui negli Ottomani per spanderci e prendere quindi prestigio e potere così. Quindi la Boemia in questo momento ce la sposiamo, loro lo facciamo passare, quindi io direi per il momento vediamo se riusciamo a fare le riforme solo gio... Ah, ah, aspettate. I cattolici hanno perso. Ok, quindi Holstein gli vuole dare l'elettorato, ma non più perché prima o poi è un macello, però Holstein la volevo prendere perché sennò con la Danimarca lì non mai chiudo il cerchio. Vediamo a chi possiamo dare il voto. Alsace ce l'ha già. Oken non c'è, quindi ad Oken magari gli diamo il voto. Dobbiamo avere almeno 7 elettori, altrimenti perdiamo punti monarchici, uno per ogni elettore mancante al mese. Bella botta, insomma. Bremen, ok, diamo l'elettorato pure a Bremen. So che è rischioso e poi magari non ci votano, però potrei dare anche a loro addirittura l'elettorato. No, perché non è protestante, no, giusto per vedere. Quindi questa è una meccanica del tutto nuova, Munster. Sì, diamo l'elettorato a Munster e andiamo avanti. Quindi adesso abbiamo i nostri bei 7 elettori e come vedete siamo arrivati a 100 di autorità, solo grazie a questo. E adesso farei un bel giro a questo punto di Bestow Imperial Grace, vabbè allora non serve dai, Alsazia, nemmeno, Oken. Con Oken però dobbiamo aspettare. Ok, a loro per esempio. Dobbiamo aspettare pure a loro. Brunswick, Brunswick, ok. Ancora passa. Fin quando passa spendiamo punti, così magari avremo migliori relazioni con quanto più gente possibile. Ancora passa. Faccio passare il tempo anche sotto. Vedete? Ok, anche con chi è veramente arrabbiato. 93 ancora passa, bene. 92 non passa, no, passa ancora. Quindi, Ulma, Würzburg, Puttenberg, bene, Ferrara. Mantova, no, quello è Genova. Benissimo. Perché tanto se facciamo passare la riforma senza spendere i punti si azzerano e li perdiamo. Quindi perché perderli? Meglio migliorare le relazioni con tutti. Lo si può fare ogni tot tempo, adesso mi sfugge ogni quanto, ma facciamolo con tutti, indistintamente. Ok, allora qui 20 army tradition, perdo 191. Non mi servono. Perdo 10 di... No, no, non mi serve. Siamo a 94,6. Siamo già belli che oltre queste cose.
Ok, vedete, 82 ancora passa. Abbiamo 25 contro 13. Non so se devi votare la maggioranza. Non mi ricordo, cioè, mi sa che la maggioranza basti. Vabbè, allora spendiamoci i punti pure contro. Pure verso chi abbiamo già in saccoccia, ma va bene. Bavaria. In questo momento non passa, ah, passa ancora. Quindi Boemia. Perché dopodiché, passata la cosa, perderemo un bel po' di relazioni. Adesso ci votano in tanti. Dopo passato l'editto non ci voteranno. Perché questo ci sta dando più 100 su ognuno di questi. Quindi, per esempio, questi due potrebbero non votarci dopo che passiamo. Ok, quindi più di questo non possiamo fare. Passa ancora. Vediamo se qualcuno. No, vabbè, la passiamo, la prima. Ok, riforma. Questo che ci dà? Un diplomatico in più, bello. E diplomatic reputation, che non fa male. La prossima, prestigio, legittimacy e core creation meno 10%. Grande pure questa. Allora, vediamo per la prossima come stiamo messi. Adesso abbiamo 26 contro. Combattere in Bavaria, stiamo già mirando le relazioni. In questo momento vedete abbiamo 3 voti a favore, 2-2. Fin quando siamo imperatori siamo a pari merito con qualcun altro, rimaniamo imperatori, eh? Quindi il rischio sarebbe solo se qualcuno in questo momento ne piglia 4. Vedete, Saxony vota per se stessa, Hagen per se stessa, e poi questi uno per Saxony e un altro per Hagen. Quindi magari andiamo a migliorare le relazioni con lui. E vabbè, penso che. È stato scoperto, quindi questo ci darà War Exhaustion, Aggressive Expansion, scusate. Make Treviso Co. Improve relation with Director Munster, lo stiamo già facendo. Esattamente, abbiamo preso loro, quindi magari è proprio quella che prenderemo. Keep France out of Italy. No, vabbè, facciamo questa. Che ci dà pure Imperial Authority, grande. E appena preso il claim qui, andremo un po' avanti. Vediamo un po'. Ah, possiamo salire di livello amministrativo, lo facciamo. Vediamo un po' come stiamo messi. Abbiamo solo problemi di ribellione lì. Potrei fare questo core, ma. Pff, dopo è un casino tenerselo, sinceramente. Però, vabbè, i punti ce li ho. Ma sì, dai. Non è il massimo, sta cosa, perché sta dall'altra parte della mappa, ma. Vedremo. Wurzburg, che ha fatto? La Sassonia ha fatto sto popò di casino qua. Ah, gli ha tolto dei territori. Vabbè. Se l'avesse annesso sarebbe stato meglio. Allora, vediamo se loro ci fanno passare. No. Quindi abbiamo un diplomatico in più in questo momento. Me l'ho dimenticato. Abbiamo quasi preso il claim, però non gli dichiaro guerra perché qui 34-18. Vorrei portare via questi prima. Non so se in questo episodio riusciamo a fare qualcosa di guerrafondaia, ma penso che. Ah, ok, dovevo comprare l'esercito di cui ho fatto il template. Quasi dimenticavo. Ok, prendiamo questo, lo generiamo qua e andiamo avanti. Vediamo un po'. Aia, ho un leader in più inutile. Quindi queste le tolgo. Mi sa che eccolo qua. No leader. Mi stiamo perdendo un punto al mese per via di questo leader in più. Tanto via mare non ci andiamo granché. La Sassonia ci vuole sposare. Siamo dalla nostra parte, un elettore, meglio averci buoni rapporti. Loro votano per lui, loro votano per noi. Benissimo, quindi in questo momento. Allora, vediamo se possiamo fare loro un regalo. La Boemia ha cambiato idea, vedete? Ok, ce li teniamo tutti buoni. L'Alsace vota per la Boemia. Le mandiamo un regalino. Aspettate però, vediamo se riusciamo prima a finire questa missione qui, una per volta. Manca un po'. Non si prendono passaggio militare, non hanno rapporti con noi. Noi abbiamo uno slot. Vabbè, allora, alleato di Monster.
Ok, quindi abbiamo preso questo evento. Legitimacy Imperial Authority, grandi. Migliore difesa, make assets vote for us. Ci dà. Ah, non ci dà Imperial Authority. Però dovrebbe essere comunque abbastanza semplice. Eccolo qua, l'Alsazia. Quindi all'Alsazia gli facciamo un regalino. E dovrebbe cambiare. Dico dovrebbe, non ne so sicuro. No. Sì, fatto. Al cambio mese, come sempre, tutto. Difesa all'Umberg. Ok, quindi migliorare le relazioni con Aken. Certo. Ma convinto da quale partiamo? Partiamo da 7. Gli mandiamo un regalo. Ok. Ciò, Imperial Authority, l'abbiamo già fatto. Ah, non lo possiamo fare, quindi mi spendo un punto. Troppo, siamo già al limite. Ah, Guerre si è convertita, ci ha fatto perdere Imperial Authority. Che vi possino. Ah, proprio, cioè nel momento sbagliato volevo spendere sto punticino. Che odiosi. Magari dobbiamo mettere un po' di maintenance alle nostre armate, perché sennò. Ok. Ah, Guerre. Allora, vediamo un po' le relazioni che abbiamo, quale che sono. Vediamo se ce n'è qualcuna di cui ci possiamo liberare. Abbiamo un Royal Marriage con Saxony che ci odia. Royal Marriage, Alliance con Munster. Vabbè, per il momento va bene così. War Score Cost più basso. Avevamo la missione, scusami, mi sono dimenticato di far votare chi per noi. O di migliorare le relazioni. Alken. Ok. Dobbiamo mandargli quantomeno qualcuno a mirare le relazioni. Vediamo se vogliono l'accesso. Ce l'hanno già. Quindi dobbiamo aspettare. Vediamo se riusciamo a far convertire qualcuno. Quasi tutti protestanti. Baden. Andiamo con Baden. Enforce Religious Unity. Si può fare. E con Munster mi sento a posto, tranquillo, quindi appena possiamo. Dai. Ah, ci serve Imperial Authority. Porca miseria. Ma aumenta in qualche modo? Solo allora. No. Quindi dobbiamo fare azioni per prendere Imperial Authority, purtroppo. Quindi va spesa dell'imperatore per chiedere il passaggio proprio di da imperatore. Un po' strana come cosa. Allora, potremmo far guerra a Guerre, che è alleata con l'Austria, con Oldeburgo e Hansa. L'Austria pure è alleata con Bavaria, Colonna, Trier, Württemberg, Modena, Napoli e Guerre. Loro finalmente ci danno l'accesso militare, grazie. Qui il core è fatto? No. Quanto manca? È una vita. Vabbè, ce ne freghiamo per il momento. Ci andiamo a spostare qui. Rimettiamo su il maintenance delle nostre truppe. Ok, ce lo possiamo permettere, meno male. Per le navi come siamo messo? Ce ne mancano 15. Ne abbiamo 13, 18, 08. Allora, io farei 10 galee perché magari ci possono servire qui per gli scontri e 5 lightship. Allora, creiamo un template. 10 galee, 5 lightship. Queste a 0, tutte le province possibili. Perché non posso salvarlo? Ah, non c'è il nome. Galee white. Save. Questo costa, non lo so, 200? Ok, galee e lightship. Quanti soldi ci vogliono? Non ho capito. Non possiamo costruirlo. 2200. Dice 200. Ce l'ho. 200 è il maintenance. Ah sì, ok, posso farlo.
so perché era giallo e non verde, non lo so. Ok, quindi le costruisco. Ho rimesso su tutto il maintenance. E vabbè, allora, magari ci fermiamo per questo episodio perché il tempo è scaduto. Nel prossimo all'inizio faremo guerra all'Austria, chiameremo Kerr come co-belligerante e ci divertiamo un po'. Grazie ragazzi come sempre per l'attenzione, ci vediamo al prossimo episodio.